una sala per fare musica, ragazzi, siamo nel Salento, la gente canta, c'è la taranta, fate qualcosa! Una sala per conferenze dove chiamare di volta in volta docenti di arte e di scienze, registi cinematografici e teatrali. La stessa sala che opportunamente attrezzata diventa sala di proiezione. Una sala internet accessibile a tutti, al puro costo di gestione, perché basta con i regali, il comune si deve anche mantenere, insomma. Ce ne sono migliaia di iniziative utili per aggregare i cittadini, per farli sentire vivi, partecipi, propositivi e dare a quei giovani che non sanno dove sbattere la testa la sera o nei giorni di festa l'opportunità di divertirsi, di stare insieme senza spendere tanti soldi. Però dopo 4 anni che vivo qui, francamente le parole delle mie amiche mi danno fastidio, perché io qui ci vivo benissimo. Mi sono trovato un ambiente meraviglioso, persone cordiali e disponibili, artigiani bravissimi, dotati di una professionalità che per esempio io a Milano, dove ho vissuto per 6 anni, non ho potuto riscontrare. E allora, dopo averci pensato un po', ho richiamato la mia amica Bondi e ho detto: sì, ci sto. Ho incontrato gli altri delegati, Marco, Antonio, Enrico, Riccardo, Carmine, Gabriele, Letizia, Rocco, Dario, Nicola, Lori, Salvatore, Pierluigi e Giovanni Epifani. Tutte persone determinate, decise al raggiungimento dei propri obiettivi, consce che una volta eletti ci sarà da lavorare sodo per dare a questo paese non solo il pane, ovvero i servizi, luci e strade, un minimo di verde pubblico, eccetera. A proposito di illuminazione, qui siamo nel Salento, mi spiegate perché questo comune non si è dotato di impianti fotovoltaici per risparmiare un pochettino di luce? Vabbè. Ma anche un po' di companatico, cioè iniziative sociali tipo gite culturali in Italia e all'estero, eventi culturali tipo rassegne, io cinematografiche, qui il dente batte dove, chiaramente, o eventi sportivi tipo gare di atletica per esempio. Io posso parlare poco di ciò che è stato realizzato o meno dall'amministrazione comunale uscente, ma francamente un sindaco che si presenta dopo 5 anni con un debito comunale raddoppiato mi lascia molto perplessa, scusate. Io non ho niente contro il signor Santoro, ma francamente mi chiedo cosa può fare o ha voglia di fare un sindaco che ha il suo ultimo mandato, quando ad oggi, dopo 5 anni, non ha saputo realizzare le promesse per le quali è stato eletto 5 anni fa. Scusate, ma se non le ha realizzate fino ad oggi non lo farà più. Chi glielo fa fare? Il programma della Voce di Corsi è un programma ben articolato, leggetelo con attenzione, dietro poche parole chiare e precise ci sarà tanto, ma tanto, tanto lavoro da fare. Ma questi ragazzi hanno già dimostrato di essere dei grandi lavoratori e hanno fatto una scommessa con loro stessi. Realizzeranno questo programma e state sicuri che opereranno bene nell'interesse di tutti i loro concittadini, perché loro fra 5 anni vorranno essere rieletti. Vi chiederete: ma se il comune è così tanto indebitato, come farete a pagare i lavori o le iniziative del vostro programma? Beh, i giovani del nostro gruppo saranno giovani, ma non sono degli sprovveduti. Sappiamo come muoverci per elaborare i progetti e farceli finanziare dallo Stato o dalla Regione o dalla Comunità Europea. Un finanziamento della Comunità Europea non è una cosa semplice, badate. Bisogna saperli fare, ma noi abbiamo le persone giuste che sanno fare queste cose. Inoltre, e questo ve lo posso garantire, i giovani del nostro gruppo hanno un vantaggio rispetto agli altri candidati, lo hanno già detto i miei colleghi che mi hanno preceduto. Non c'è nessun partito alle loro spalle a porre vincoli alle loro scelte, sono nuovi e liberi. Non hanno debiti di riconoscenza da ripagare,
hanno solo uno stimolo: avere successo nella gestione di questo comune, e non c'è niente di più stimolante per lavorare bene che l'orgoglio per il successo e per la stima che si meriteranno dai loro concittadini. Giovanni Epifani è l'uomo giusto per Cursi, ha la forza, l'entusiasmo e le energie dell'ancora giovane età. L'esperienza politica oramai quasi ventennale che gli consente di non cadere in trabocchetti. L'integrità e la correttezza di un uomo onesto, un idealista forse. Comunque sicuramente non è un rubagalline e non si abbasserà a pratiche clientelari, perché è ambizioso e vuole salire in alto, pulito vuole salire in alto. Io da parte mia, come vi ho raccontato, veramente tanta esperienza e tanta competenza in tanti campi, e so di poter dare un contributo concreto alla gestione di questo paese quando ci avrete eletto. Grazie.